tragedia l'ennesima. L'Italia non arretra davanti al terrore, dice il premier Matteo Renzi, ma questa volta il terrore italiano paga il tributo di sangue più alto. Sono italiani 10 delle 20 vittime della mattanza messa in scena da un comando di terroristi in un ristorante a Dhaka in Bangladesh. Un massacro condotto da un comando di assassini che ha fatto irruzione nel locale in una zona dove ci sono le rappresentanze diplomatiche internazionali, 200 metri dall'ambasciata italiana, trucidando a coltellate i clienti. Sgozzato chi non sapeva il Corano, riferiscono i sopravvissuti. I terroristi hanno tenuto in ostaggio per ore una ventina di persone, solo 13 sono state salvate vive al termine di un blitz scattato all'alba. Tra le vittime italiane sono accertati due friulani, Cristian Rossi di Feletto Umberto in provincia di Udine, 47 anni, due figlie gemelle di 3 anni, ex manager della grande catena Bernardi che si trovava lì come consulente per aziende italiane di abbigliamento. L'altra vittima è Marco Tondat, 40 anni, imprenditore tessile di Cordovado in provincia di Pordenone. Era una cena nell'Holly Hartinas Bakery, teatro della strage, con altri amici. Un solo italiano è riuscito a fuggire. Si tratta di un panettiere che lavora nel locale, Gianni Boschetti. L'attentato è stato rivendicato dall'ISIS, che ha anche preannunciato altre bombe il 4 luglio in aeroporti degli Stati Uniti e di Londra nel giorno del ringraziamento. La famiglia di Rossi è stata avvertita della morte del congiunto questa mattina, ma sin da subito l'ambasciatore italiano a Dhaka, Mario Palma, aveva dichiarato che in mano ai carnefici di questo ennesimo assurdo episodio c'erano molti connazionali. Le altre vittime sono straniere, per lo più giapponesi. Da quando è iniziato il massacro dell'ISIS nel mondo, il popolo italiano ha lasciato sul campo già decine di vittime, troppe.